abituati. Ciao Michele. Allora, è con noi per la prima volta negli studi di Confindustria, caro David. Beh, adesso ti invito un attimo a stare zitto perché voglio un minuto di tête à tête. Enzo Spatalino, buonasera! Ciao ragazzi! Ciao, grazie per il tuo invito. Innanzitutto mi pone l'obbligo di salutare i miei telespettatori, certo, che sono preoccupati perché stasera non sono andato in onda. No, volevo non sono ricordare, sono felici. Asino, stai zitto, Asino, fammi parlare. Topo Gigio, lasciami parlare. Asino, come fai a stare nella stanza con lui? Ci sarà cattivo odore lì dentro. Mi hanno pure scagazzato i piccioni addosso, mi hanno detto. Aspetta, prima di rispondere. I piccioni di Milano gli hanno cagato addosso. Quando hai finito di offendere Spatalino, fagli vedere la telecamera. Fallo vedere la telecamera. Vai avanti. Il guano dei piccioni milanesi. Fai in modo che lui continui ad offendere. Quando finisce Topo Gigio, quando finisce questo Topo, giù tutti. È vero o no che ti hanno cagato addosso? Sì, i colombi fuori alla stazione, qualche goccia. Come succede dappertutto, d'altra parte mi hanno dato il benvenuto. Dov'è che ti hanno pulito qualche macchina? Ti hanno dato il benvenuto chi? I sacchetti a perdere. C'erano molti immigrati lì, gli amici di Topo Gigio. Aspetta, cosa hai visto alla stazione di Milano? Dimmi la prima immagine. Mi devo scusare con i telespettatori, se no sono preoccupati. E volevo portarti i saluti del mio editore, faccio questa marchetta perché è doveroso. Alessandro Brunello. Bellissimo. Ricordo Prima Free, ricordatevi Prima giusto Free, che tu lo dica, giusto, canale 170 del digitale terrestre, nazionale del digitale terrestre. Tutte le sere dalle 7 alle 8 e mezzo. Che cosa hai visto alla stazione di Milano? La prima immagine dei sacchetti a perdere, qual è stata? Una immagine desolante. Perché? Che c'era? Insopportabili. Ma che facevano? Ma sembrava di essere in Africa. Sono in Africa. Esattamente. Scusa, una sola gente cosa. Gente di colore dappertutto. Vabbè, gente, io pure vado alla stazione, non è che mi sento circondato. Comunque gente di colore dappertutto, visto? Gente di colore dappertutto. Scusa un attimo. Pensa cosa hanno detto gli immigrati quando hanno visto Spatalino. Possiamo fare una cosa, scusa, perché prima io... Pensa agli immigrati quando hanno visto Spatalino. Gli immigrati hanno chiesto quando è dov'è il mare a Milano, perché volevano buttarsi in mare quando hanno visto l'arrivo di quel coglione scagazzato dai piccioni. Topo Gigio, sai cosa mi ha detto? Che tu hai detto che io mi devo interessare dei gabinetti. Ho una proposta per Qual è? Ti do la gestione dei gabinetti di Padova, siccome sei un padovano. Un buon contratto a tempo indeterminato, mi raccomando. Fammi sapere. Scusa, possiamo fare una cosa? Sei la persona prima di... adatta per pulire, prima, per prima gestire i per fare il direttore dei gabinetti di Padova. Prima di partire con la discussione, vorrei farti pesare, perché tu so che hai un problema di peso. Ho superato il quintale, ma fammi vedere, abbiamo portato la bilancia. Mi devi fare questo favore, togliti le scarpe un attimo. Facciamo questa prova, che è una grande prova televisiva. La fanno tutti, voglio capire quanto pesi esattamente. Parenzo, confrontati sui contenuti. Adesso lo faremo. Prima il peso, quanto pesi? Togliti le scarpe un attimo. Occhio all'odore, mamma mia. Togliti le scarpe. Mamma mia. Togliti le scarpe. Vabbè, lo facciamo dopo. Fagli fare anche una doccia. Valanda, ci sei. Allora, abbiamo con noi in studio uno dei grandi protagonisti di questa trasmissione, caro Parenzo. No, non è un piccione. È un uomo cagato da una serie di piccioni. Mi permetto solo di segnalare: un importante dirigente di Confindustria mi scrive: continua la kermesse di soggetti strampalati delle nostre sedi. Cruciani ha trasformato la radio nell'X Factor dei disadattati sociali. Ma chi cazzo è questo? Tu sei qua un esempio. La tua presenza qui, ma non sono io questo. Alla Zanzara inquina tutto. Non sono io che ha scritto questo messaggio. Topo da Fogna, Asino, Capra. Si calmi.
capra, e si ricordi di utilizzare un linguaggio consono al gruppo che la ospita. Si ricordi di utilizzare un linguaggio. Enzo, calma, sei un asino. Ti ho chiesto una cosa, Enzo. Si ricordi, non sei stato capace neanche di prenderti la laurea. Mi scusami, mi posso chiedere una ragione? Come mai i piccioni gli hanno cagato addosso? Mi hanno comunicato. Come mai i piccioni gli hanno cagato addosso? A giorni ti toglieranno la trasmissione perché fai lo 0,01%. Non mi risulta, francamente, ma non importa. È soltanto perché hai i tuoi padrini. No, no, calma, calma. Altrimenti ti caccerebbero fuori. No, no, calma. Aspetta, no, qui è un punto importante. Fermo tutti, giuro un attimo, giuro un attimo. Questo è un punto importante. Giuro un attimo, ti devi calmare un attimo perché diventi tutto rosso paonazzo. No, sono tranquillo, però, è il caldo, sono i fari. Però scusami, adesso tu mi stavamo facendo la pesa, per favore. Tu sai di essere un po' obeso, lo sai questo lo so. Qua. Lo sai di essere obeso, diciamo. È davanti agli occhi di tutti. Spesso anche inguardabile, diciamo. Anche inguardabile. Anche inguardabile. Sì, no, questo anche non c'è idiota. Ma l'obesità è l'ultimo dei suoi problemi. Calma, giù un attimo Roma, giù un attimo, devo completare un'operazione. Capra, l'hai già detto. Sì, no, ma per chi non avesse sentito, è una capra. Ci vogliamo pesare? Arezzo è una capra. Vogliamo fare questa? Arezzo è un asino. Calma! Vogliamo fare questa pesa? Facciamo questa pesa, dai. Sono aumentato ancora di 3 kg. Vai, anzi, forza. Vai. Vai, completa, quanta è? Leggila, leggi un attimo quant'è. Sono 102. No, che 102, di la verità. 100? 100? Metti bene là, 114, 112. No, 108. 108 kg. 108 kg. Per altezza quanto? Salite, fate 1,66-67. Cioè, ragazzi, 1,66-67 per 108 kg. Parenzo, tu come lo definisci un uomo così? Cioè, come lo definisci? No, ma non è quello il suo problema. Ah, il suo problema. Sentiamo il parere della capra. Sentiamo il parere dell'asino. L'asino che è a Roma. Ricordati la mia proposta, direttore dei gabinetti di Parma. Enzo, devi stare calmo, fallo parlare. Il suo problema non è il peso, lui deve parlare, io devo stare in silenzio. No, no. È la quantità vergognati. Di idiozie, è quel carico di merda che si porta con sé. È per questo, questo è il problema. Che io ti non voglio tanto, ingaggiare, asino. Allora, partiamo con le domande. Direttore per pulire i gabinetti di Padova. Partiamo, capra, asino, fermo, capra. Partiamo con le domande. Allora, perché tu li definisci sacchetti a perdere? È gente che fa soltanto del danno alla società. Cioè gli immigrati, quelli che arrivano qui con i barconi. Tutti, sacchetti a perdere sono anche gli italiani che non si comportano bene. Sì, però tu hai definito così gli immigrati, diciamo la verità. Adesso non ti nascondere dietro un dito. Il sacchetto a perdere per eccellenza sicuramente lo individuo fra gli immigrati, ma sì, gli italiani. Sì, ma quelli che arrivano i sacchetti a perdere, tu li definisci così, i sacchetti a perdere, cioè gli immigrati, perché li definisci così? Ma per definizione, quelli che delinquono, quelli che spacciano, quelli che stuprano le nostre donne. E quanti sono tra quelli che arrivano? Anche il mostro del Circeo è un criminale. Tantissimi. Il mostro del Circeo era bianco. Sono tantissimi. Era bianco come te. Era bello come te. Li il mostro del Circeo era uguale a te, era questo uguale a te, grasso come che te, li dobbiamo mantenere. Scagazzato dai piccioni cretino, come te, era asino, come te. Ci sono persone italiane che devono Circeo, pagare le medicine, pagano il ticket, asino, e noi dobbiamo mantenere questa gente di cui non conosciamo niente. Parenzo, ma perché non te li porti a casa tua? Parenzo, eccolo qua. Una proposta, ecco. Perché non una te li porti originale. A casa tua? Nuova, devo dai, dire, proposta dai, nuova. Se tu te li porti a casa tua, vedrai che cambierò opinione sull'asino, sulla capra. Va bene, calma un attimo. Allora, tu che cosa pensi di Macron in queste ore? Dimmi una tua pacata riflessione su Macron. Ne ho parlato in questi giorni. Sì, ma dillo a me adesso, ne parla di questi giorni. Non merita la nostra attenzione. Credimi, per la prima volta una nave va in un porto che non è italiano e questo si vendica. Sì. Quella francese è stata una vera e propria rappresaglia. Sì. Si devono vergognare. Ho sentito stamattina che vuole convocare anche l'ambasciatore a Roma, il signor Macron. Ma per far cosa? Vergognati, Macron! Stai sfruttando l'Africa. Questo è Spatalino contro Macron. Stai sfruttando l'Africa, Macron. Un attimo, Enzo. Parenzo, un tuo giudizio perché Spatalino contro Macron mi sembra abbastanza evidente. Non posso entrare nel merito, è troppo, come dire, no? È uno scontro troppo impari per poter entrare nel merito. Io do la mia solidarietà ai colleghi dello studio che devono sentire quel cattivo odore che fuoriesce dallo studio. Sì, me l'hanno detto. Tu mi invidi a stare zitto. Ma io posso stare in silenzio ascoltando sto ebete.
poco, questo asino, questa capra, su. Tu sei una poco. Capra. Vedi, però i piccioni, quando lui è arrivato a Milano, gli hanno riconosciuto, gli hanno riconosciuto il valore. E infatti gli hanno pagato addosso. No, non raggiunge neanche lo 0,00%. Fermo. Ti consiglierei. Andiamo a controllare, io però. Andiamo a controllare l'odore. Andiamo a controllare. Aspetta un attimo, mi sa un attimo. Tu parla intanto, Enzo. Tu continua a parlare. Senti l'odore. Devo parlare con la capra. Senti l'odore. Allora, l'odore qui. L'odore, c'è un po' di sudore, diciamo la verità, sei un po' di sudore in questo momento, c'è un po' di sudore, solo sudore. Diciamola tutta. C'è anche un po' di profumo. C'è il profumo, fai messo così. Però anche il tuo essere un po' di grasso, è una persona, in qualche modo aiuta, quello favorisce indubbiamente sudore, favorisce il sudore. Fa sotto i lampioni, sotto la luce. Ma quali lampioni? Sudato, eccetera. I piccioni ti hanno cagato all'aperto, ma che c'entra? Senti, approfitto di questo momento di serenità. Perché non mi dai la possibilità di fare quattro chiacchiere con te? Sì, ma stai facendo. Ci confrontiamo, certo, su dei temi, ma sì, senza offendere. Facciamo su alcuni temi, con un giudice terzo. Scriviamo 20-30 righe, vediamo chi è più bravo. Fermola. La sicurezza in... Allora ragazzi, rientriamo con Hickman da Firenze. No, la domanda è questa: ma perché è venuto a Milano? L'ho invitato io a Milano. Ma è venuto apposta da Milano? L'ho invitato cioè, io. Si è pagato il biglietto del treno. Ma non ti preoccupare tu di questi dettagli. Non ti preoccupare di questi. L'ho invitato io. È venuto apposta a Milano per farsi insultare, per farsi cagare in testa dai piccioni. Senti un attimino, cioè, è venuto per a Milano per farsi insultare, per farsi cagare. Risultato della missione. Risultato della missione è stato pesato e pesa più di 100 kg. Scagazzato dai piccioni, insultato da tutti. Questo è il risultato della missione. Per essere aggiornato, vergognati. Scusami, qual è il tuo giudizio su come si chiama? Aggiornato sul buco del culo. No. L'unica cosa su cui sei aggiornato. Per essere aggiornato devi seguire Enzo Spatalino. Vabbè, Enzo, dimmi una cosa, come giudichi? Fai ridere come poche volte che ti individuo e che mi dai qual fastidio. Qual è il simbolo? È il guano. Ma il simbolo della commissione così, il guano di piccione. Perché non metti il guano di piccione come simbolo della puntata? Scusami, Enzo, Enzo, rispondi a me. Qual è il tuo giudizio su quel deputato, come si chiama, quello che è salito sulla nave, quello della sinistra, deputato come? Di colore, come si chiama? Quell'ivoriano là, sì, cioè. Sì. Sì, niente, ha trovato la fortuna. Come si chiama? Suma e Abubakar Sumaoro. Che è tutta una leggenda il nome di quel deputato ivoriano. Imbecille, Abubakar Sumaoro, idiota, prova a ripetere. Vergognati, idiota. Io non ho familiarità con i termini dei tuoi compagnucci. Io sono italiano. Ribrava, sono italiano. Tu sei un coglione, prima, no italiano. Abubakar Sumaoro. Scusami, perché lo dico in padovano? Ma perché, scusami, tu sei ma non sei neanche parlare in Veneto. Sono vent'anni che vivi lì. Aspetta, ma perché? Aspetta un secondo. Ferma questo rutto umano. Ferma questo rutto umano. Ripeti con me. Rutto umano, ripeti con me. Abubakar Sumaoro. Tu sei un rutto umano. Ma non rimettere le stesse come da si diretta. Chiama? Come si chiama? Do un suggerimento al tuo editore. Prendi tutti. Come si chiama? Mi vergogno di proferire quel nome. Perché? È un'offesa alla mia identità. Perché? Alla mia cultura di italiano. Italiano di te, io quella gente non la voglio vedere. Ma non la sopporto. Italiano di te. Perché non lo sopporto? Più italiano di te. Vergognati. Cioè, ma meriteresti più te di stare in Parlamento piuttosto che Sumaoro. E vuoi mettere me e quel signorino là? Ma lo so, tu. Ma siamo agli antipodi. Io rappresento un altro mondo che non è il loro. Il mondo dei miserabili. Siamo agli antipodi. Vergognati. Cioè, secondo te uno che si chiama Sumaoro non dovrebbe essere in Parlamento, secondo te? Io non l'avrei fatto entrare. Ma dove? Perché quello, la sinistra è una, ma in Italia è da una vita. È in Italia, quello è italiano, imbecille. Razzista schifoso. Quello è italiano, brutto razzista di merda. Secondo te è un italiano, razzista schifoso. No, calma. Razzista di guano, è un italiano. No, ragazzi, sto topo di fogna. No, calma. Sei un razzista, è italiano, imbecille. Schifoso, è italiano. Schifoso di merda, è un italiano. Schifoso maledetto, è un italiano. Fermi tutti e due. Allora, Enzo, devi fermarti un attimo. Vergognati. Oh, ti devi. Ah, fermati. Ma è un italiano. Padova.
Vergognati. È italiano. Vergognati. È italiano, buono. È un italiano. Quando vedo te, è mi italiano. Un senso di repulsione. Ma vaffanculo, vabbè. È italiano, stupido. Allora, stupido. Scusami, Enzo. Stupido. Allora, torniamo stupido. Agli asino. Gabinetto, asino. È un italiano. Oh, ragazzi, asino. Fermo, italiano. Davide, fermo. Asino, 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 va bene, asino, 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 potenza. È un italiano. È asino. Ti faccio uscire, Abubakar, se continui così italiano. Ti faccio uscire. Ma se lui non smette, io devo allora replicare. Ma sbattali fuori a calci nel culo quel binomio. 100 kg di guano. 100 kg di guano. 100 kg di guano. 100 kg di guano. È italiano. Enzo, Abubakar è italiano. Fermo giù tutti e due. Ragazzi, vi volete fermare o no? Vi prego, dai, ragazzi, fatemi chiudere questa trasmissione in maniera regolare. Allora, non ho capito perché la tua espressione che usi ogni tanto con le donne, le friccica alle donne, perché? Mi riferisco ad una tipologia di tifoso. No, aspetta. Aspetta, fallo parlare. Maschilista schifoso. No, parla, dai. È un maniaco sessuale. Giù, dai, dimmi perché. Se fai sentire ancora una volta, sono costretto ad andarmene. Ma dimmi, allora, perché usi l'espressione elettricica? Perché usi questa espressione? Perché c'è gente che ha voglia assolutamente maniaco sessuale. No, che ha gente. Guarda, mi devi credere. No, continua. Se ti vedo per Padova, ti prendo a calci in culo. Ma non vedo l'ora. Maniaco sessuale represso. Ti prendo maniaco a schiaffi. Maniaco sessuale represso. Schifoso. Sorcio. Maniaco Sorcio. Sessuale Sorcio. Represso. Giù. Popo, giù asino. Tutti. Scusami, dimmi. Topo, dimmi. Di fermo un attimo. Dimmi un attimo. Dimmi questa. Hai detto topo di fogna 100 volte. La vuoi finire? Perché l'hai già detto. È. Ma è un'espressione assurda. È brutto, è antipatico. Ma tu non sei a Vendelon. Non sei a Vendelon. 1,40 m. Ma non sei a Vendelon. Sei 1,60 per 108 kg anche tu, porca puttana. Se non avessi i suoi padrini in Alto Loco. Vabbè, giù un attimo. Perché dici così delle donne? Perché dici così delle donne? Perché c'è una tipologia di donne cui le piace quando vanno in crisi, hanno bisogno di essere accompagnate, basta, è normale. Ma che te ne frega a te? Cioè, che te ne frega a te delle donne che vanno in crisi? Non ho capito. Ma tu hai attività sessuale o no, Enzo? Diciamo la verità. Sporadicamente mi difendo ancora bene. Che vuol dire sporadicamente ti difendi bene? Ma insomma, con gli animali. Ma con gli animali, sì, probabilmente. Con i cani, probabilmente ce l'ha. No, beh, questo non si può dire. È sicuro, ma sicuro. Ma è un maniaco sessuale. Uno che dice non le frecce è un maniaco sessuale, represso. Tu non hai neanche. Mi verrebbe da chiamarti in una certa maniera. No, calma. Ma non lo faccio sessuale. Perché tu mi denunci. È un maniaco, tu c'è uno che usa quelle. Giù tutto. No, giù. Non te lo permetto, Enzo, non ti permetto di utilizzare queste cose qua. Ma lui dice i cosa cani. Ha detto? Lui no, ha hai detto, cani. Non ha detto niente. Anche tu gli hai detto che va con i cani. Ma certo, dai, ma uno che dice friccica per forza è un maniaco sessuale represso, è ovvio. I cani hanno ma lui più cuore massimo di te. I cani hanno più intelligenza di te, i cani. Credimi. Tu non è neanche. Vabbè, sei degno di nominare i cani, vergogna. Allora, scusami un attimo. Allora, la tua attività sessuale, che cosa si riduce? Com'è la tua attività sessuale? Non è più quella di un ragazzo giovanile, ma tutto sommato ci difendiamo. Cioè, quante volte all'anno più o meno? Ma insomma, quelle 3-4 volte all'anno. Ogni 6 mesi, dai. 3-4 volte ogni 6 mesi? Sì. Ma figurati. Una cosa regolare, dici. Alla mia età non sono più giovane, se avessi l'età tua, mi difenderei in altra maniera. Facciamo di necessità visto. Ma è un problema questo? No, no, per niente. Ho la fortuna di lavorare a prima si sfoga. Ma le pilloline le pilloline. Ricordo canale 170. Oh, e basta, le pilloline le prendi o no? Ogni tanto qualche no, pillolina purtroppo di aiuto. No, perché mi fanno male. Ah, sì. Me l'hanno confermato anche l'anno scorso in ospedale. Tu hai chiesto se potevi prendere le pilloline. Sì, no, logicamente. Perché ormai non è più quello di un tempo, diciamo. Esattamente. E rischio sulla mia salute, rischio di rimanere stecchito. Ah, con le pilloline, le pillole blu, la famosa pillola blu. Esattamente. Perché questo mi dispiace molto. Non ho più la potenza di un tempo. Di un tempo, questo però è un dramma, ci difendiamo. Questo è un dramma, però potrebbe essere un dramma. No, te non è un dramma. No, te lo giuro, non lo vivo come un dramma. Ma fa parte della sola, vita. Ci sono le stagioni. Sei giovane, meno giovane, vecchio, meno vecchio, l'importante è stare bene. Comunque, è più importante l'attività sessuale o fermare gli immigrati? Fermare gli immigrati. Senza un po' di dubbio. Meglio di una scopata, dici. 10.000 volte. Tu avresti fatto di più di me della Meloni, naturalmente. Poverina, sta subendo. Ha avuto il coraggio di mandare indietro questa nave, credimi. Ha avuto il coraggio di mandare indietro? Dimmi, chi l'ha fatto del PD? Dimmi. Nessuno. Nessuno.
Questa è novità. Cioè, è grande, è grossa novità, come si dice? Grossissima novità. Cioè, il fatto che abbia respinto quella nave, che è andata in Francia, alla fine è grossa novità. Certamente è uno schiaffo al compagnuccio Macron. Tu avresti fatto di più, diciamo la verità. Io sì, lo confesso. Sì. Io lo confesso, avrei fatto molto, ma molto di più. Tu non sopporti che arrivino gente, che arrivi gente qui in Italia senza permesso, senza nulla? No, perché ha paura della concorrenza. Devono rispettare le regole. Cioè, le regole, entrare col permesso di soggiorno. Devono pagare l'ospedale. Devono pagare quello che paghiamo noi. Dove sta scritto che questa gente debba essere esentata del tutto? Perché Parenzo non se li porta due o tre a casa sua? E tutti i compagnucci? Due o tre. Lo stesso Vauro Senesi, che ogni tanto si lava la bocca, che se li portassero a casa loro, viva il Dio. Però questo è un argomento ormai trito e ritrito, poverino. Questo di portarseli a casa propria, no? Ma perché non lo fanno? Sì, ho capito, ma non è perché che è compito non loro, non è compito di Parenzo, non è compito di Vauro portarseli a casa propria. Non è compito loro. Perché provi a ragionare con un ma sto cercando di ragionare, che c'è? Sto cercando di ragionare. Cioè, è veramente. Io non so come fai. Oggi è tornata. Stiamo ragionando. Stare con un idiota come te. Sto ragionando. Oggi è tornata una ragazza. In queste ore è tornata anche una ragazza. Ieri, oggi, adesso non ricordo. Una ragazza dall'Iran. Tu ti sei incazzato molto. Perché ti sei incazzato? Le ho dedicato la mia opinione l'altro giorno. Ma perché sei incazzato? Perché ti sei incazzato? Sì. Perché quella invece di andare a fare la sportiva in giro per il mondo. Stai attento a quello che stai per dire. Perché stai attento a quello che stai per dire. Stai attento. Ma la sportiva che ha fatto? È andata là a fare quello che vuole fare, la libertà di andare dove uno vuole alla fine, no? Tu dici questo è un costo. Ma in Iran ci sono delle regole dure da rispettare, se lei le viola è andata in galera per questo. Io metterei, anzi lancio un appello da Radio 24. E qual è l'appello? Metterei a carico dei familiari di queste coraggiose... Che cosa? Ragazze, quando vanno in giro per il mondo, gli ostaggi che si pagano loro. Perché hanno detto, grazie alla diplomazia, ma abbiamo pagato noi. No, non lo so se abbiamo pagato, non credo. Non mi risulta. Comunque, anzi, la Meloni questo è Enzo Spatalino, ragazzi. Questo è un cretino. Enzo Spatalino, l'idiota. E anche mi fa tanta tristezza. Fermi tutti. Non mancate alla seconda edizione.